Per evitare contestazioni nelle vendite online, senza avere problemi con gli utenti, come devono essere scritte le condizioni generali di vendita in un sito e-commerce B2B o B2C? Te lo spiegheremo in questa puntata di Evolve con l'avvocato Manuela Socorro. Buongiorno a tutti, sono Nicola Gallo di Internet Image. Se vuoi continuare a seguire il nostro intrattenimento formativo digitale Evolve, iscriviti al nostro canale YouTube, alle nostre pagine social e alla nostra newsletter. Eccoci, una nuova puntata di Evolve dove parleremo di un tema molto importante legato ai siti e-commerce, ovvero cosa sono e come vengono scritte le condizioni generali di vendita nel B2B e nel B2C per evitare contestazioni e lavorare meglio senza avere problemi dopo. Ecco, con noi c'è l'avvocato Manuela Socol, nostra partner e collaboratrice per l'adeguamento dei siti e-commerce da un punto di vista legale. Manuela, presentati e poi affrontiamo insieme questo interessante tema. Grazie Nicola, buongiorno a tutti. Appunto, sono l'avvocato Manuela Soccol, studio legale Soccol in Padova. Ci occupiamo per l'appunto di offrire la consulenza legale anche e soprattutto sul tema della vendita online. Quindi, cosa l'imprenditore deve affrontare appunto per approcciare in sicurezza dal punto di vista legale il commercio elettronico. In particolare, affianchiamo anche Internet Image. Bene, Manuela. Allora, un nostro cliente ha un sito e-commerce. Oltre a sviluppare la grafica, progettare il catalogo prodotti e tutto l'iter legato al checkout dell'ordine, cosa deve scrivere nelle condizioni generali di vendita e come devono essere strutturate? Bene, beh, innanzitutto nel momento in cui un'azienda approccia il commercio elettronico, il commercio online, deve innanzitutto capire chi è il proprio interlocutore. Sta vendendo i propri beni e servizi a un'altra società, quindi abbiamo un business to business, oppure sta vendendo i propri beni e servizi a dei consumatori, quindi un B2C, un business to consumer. Questo è fondamentale perché nel primo caso, quando siamo in un B2B, effettivamente ci è permesso e ci è concesso di avere delle maggiori libertà anche dal punto di vista giuridico e quindi di andare a creare delle condizioni generali di vendita che possono in qualche modo venire incontro alle esigenze dell'imprenditore che decide appunto di vendere online, perché avendo a che fare con un altro professionista, con un'altra impresa, è possibile derogare ad alcune ipotesi previste per legge e quindi tutelare maggiormente chi effettivamente sta vendendo. Nel momento invece in cui approcciamo un consumatore, quindi siamo in un B2C, dobbiamo necessariamente rispettare, oltre che alle norme previste in tema di commercio elettronico, anche tutte le norme previste a tutela del consumatore, ad oggi racchiuse all'interno del codice del consumo. E quindi qui ci sono tutta una serie di ipotesi. Ad esempio, quello più conosciuto da tutti noi è il famoso diritto di recesso, che altro non è che un cosiddetto un diritto di ripensamento in realtà, perché il nostro consumatore può, come vedremo poi in una puntata a ciò dedicata, cambiare idea. Può decidere, per qualsiasi motivo, non connesso ad eventuali vizi o difetti del bene, di cambiare appunto idea e di restituire il bene o il servizio. Quindi ci sono delle ipotesi di tutela del nostro consumatore che per forza vanno rispettate. Quindi, in generale, parlando di condizioni di vendita, dobbiamo innanzitutto, e questo è previsto di base, sia che sia un B2B che un B2C, innanzitutto identificare chi è il venditore. Ci sono tutta una serie di casi previsti ed ipotesi dove dobbiamo andare ad indicare chi siamo, andiamo ad indicare che cosa facciamo, andiamo ad indicare qual è la modalità per l'acquisto online, andando ad indicare in modo specifico tutto il processo per l'acquisto online. Quindi possiamo acquistare per esempio come ospite piuttosto che con un account registrato, andando a dire appunto tutte le varie fasi del processo. In maniera molto chiara, sembra a volte banale, ma il nostro legislatore comunitario da cui deriva tutta la normativa in tema di commercio elettronico, all'epoca ritenendo che il commercio elettronico fosse qualcosa di strano, di difficile da capire, ha richiesto un onere di informazione molto alto e quindi andare a descrivere in modo puntuale il processo di vendita. Dopodiché dobbiamo andare a chiarire che cosa il nostro prezzo finale contiene, quindi andando a specificare in modo
chiaro qual è il prezzo del bene, quali sono le tasse connesse, eventuali prezzi e costo di spedizione. Poi non tutti sanno che nel momento in cui andiamo a processare l'ordine, quindi quando il nostro utente clicca sul famoso tasto, si chiama point and click dal punto di vista giuridico, molto spesso lo trovate scritto con ordine, con obbligo di pagamento, dobbiamo chiarire al nostro interlocutore, sia esso impresa o sia esso consumatore, che sta acquistando qualcosa, che quindi sta processando un ordine e sarà onerato poi di pagare una determinata somma. Qui vi dicevo, il legislatore entra molto in questa attività, perché la frase che troviamo nel tasto negoziale, nel famoso point and click, è quella prevista per legge e non possiamo o non dobbiamo discostarci. Anche il legislatore entra anche non solo nel processo di vendita, ma anche nelle mail che vengono generate all'esito dell'acquisto. Anche qui forse non tutti sanno che il contenuto di queste mail in parte è vincolato, cioè il nostro venditore online, sia che venda ad un altro professionista, un'altra azienda, sia che venda a un consumatore, dovrà riassumere le proprie condizioni di vendita, si dice, in un supporto durevole. Quindi, di fatto, dovrà allegare un PDF nella mail in cui ringrazia per l'acquisto. Quindi anche le pratiche nelle quali vediamo molto spesso alcune mail che indicano un link e basta, non sono adeguate alla normativa, perché il link non ha un supporto durevole, perché il link mi rimanda a qualcosa che può in qualsiasi momento essere modificato. Quindi ecco l'importanza di essere seguiti anche in queste fasi che molto spesso si pensa siano legate solo a una mera opportunità commerciale, pensiamo alla mail appunto in cui ringrazio il cliente. Anche il fatto di riepilogare l'ordine all'interno della mail è un obbligo di legge, non è che posso decidere se farlo o non farlo, sono obbligato a farlo. E quindi l'importanza di andare a definire questi contenuti insieme a dei professionisti. Poi nelle altre pillole, Nicole, andremo a vedere un po' più nello specifico gli altri contenuti obbligatori del contratto. Certo, quindi abbiamo capito che per adeguare legalmente un sito e-commerce non è necessario solamente scrivere le condizioni generali di vendita, ma anche configurare tutte quelle procedure che regolano la comunicazione durante la fase di acquisto e dopo l'acquisto. E quindi che cosa scrivere sulle email di cortesia, le email transazionali, che cosa dobbiamo riportare, e questo è molto importante anche in fase di progettazione del sito e-commerce, e questo fa capire che sono tutti contenuti che in qualche modo possono convincere un utente a scegliere di acquistare nel tuo sito e-commerce rispetto a un sito di competitor. Quindi è importante scrivere correttamente tutto quello che è necessario comunicare al proprio cliente. Bene, grazie Manuela anche per questa pillola, questi consigli molto utili per un sito e-commerce, e appuntamento a una nuova puntata di Evolve dove affronteremo un altro tema molto importante. Grazie Manuela. Grazie Nicola, grazie a te.